Ritrovati, nuovo appuntamento con Zoom Fari sulla Capitanata. Il faro di quest'oggi è acceso nuovamente sul tema della violenza contro le donne, alla luce anche della terribile tragedia occorsa a Torre Maggiore, dove una ragazza di 16 anni ha perso la vita, un uomo di 51 e una donna ha rischiato la vita ed ora è ricoverata in ospedale. Una vera e propria tragedia, potremmo dire, definirla dai contorni familiari, perché poi si è verificata in ambito familiare. Ne parliamo con la coordinatrice dell'associazione Impegno Donna, la dottoressa Francesca Vecera, che ringrazio per la presenza nei nostri studi per provare a fare il punto della situazione, non ovviamente sul caso, perché ci sono indagini ancora in corso, i contorni della dinamica, così come tutto ciò che ruota attorno ad un delitto è da chiarire in sede investigativa e poi in sede giudiziaria, ma noi vorremmo fare luce su quelle che sono le terribili dinamiche che portano alla violenza, una violenza che pare non avere fine, anzi aumentare ogni giorno di più. In ogni parte d'Italia ci sono, non manca un giorno in cui una tragedia del genere venga portata agli onori della cronaca e purtroppo le dinamiche non vengono mai meno, nonostante i numerosi incontri volti alla prevenzione che si tengono in tante scuole, in tanti luoghi di aggregazione. Come mai, come legge questo fenomeno? Innanzitutto grazie per l'invito e per la vostra sensibilità, come al solito. I dati sono sempre più allarmanti, come dicevi tu, non passa giorno ultimamente che non sentiamo di un tentato omicidio o di un femminicidio. Questo sicuramente ci allerta, perché continuiamo a notare che sono sempre donne che non si sono rivolte ai centri antiviolenza, sono sempre donne che hanno tenuto chiusa nel loro ambito la violenza e non si sono confidate con nessuno. Questo ci fa capire sempre più che tutto il lavoro di sensibilizzazione, di divulgazione che i centri fanno non è mai abbastanza. Sicuramente entriamo nelle scuole, si entra pian piano un po' in tutti gli ambiti, a livello anche di parrocchie, stiamo cercando anche di lavorare con altre associazioni sempre di più, perché comunque i centri antiviolenza da sole non ce la possono fare. Non ce la possiamo fare perché il fenomeno, come abbiamo sempre detto, un fenomeno trasversale, un fenomeno che in realtà noi vediamo sempre solo la punta dell'iceberg. Certo è che nel nostro territorio i femminicidi sono comunque alti e sono tanti, considerando che l'ultimo l'abbiamo avuto a fine dicembre e oggi ce ne ritroviamo con un altro. Quindi va apposta anche all'analisi un po', a noi non interessa di per sé la dinamica dell'omicidio, perché al centro antiviolenza interessa oggi come oggi capire perché la donna non si sia rivolta al centro più vicino, perché non si sia sentita in pericolo, o se si sentiva in pericolo perché non è andata dalle forze dell'ordine. Certamente ci sono tante domande che uno può porti, ma la domanda principale in questo momento è aiutare questa donna a superare questa grave perdita che ha subito e anche di superare il suo lutto, ovviamente. Poi tutto il resto, quello che i giornali hanno detto e continuano a dire, cioè focalizziamo l'attenzione su una mamma che ha perso la figlia e che ha rischiato di perdere anche un altro figlio. Che è viva perché la figlia ha riparato la madre, e quindi qual è il dolore che questa donna può ovviamente oggi accogliere dentro di sé per tutto quello che è successo. Sentito, abbiamo letto che c'è un video che gira veramente... È pregevole quello che sta succedendo su questo caso, e come i media continuano a dire un atto di gelosia. Ma quale gelosia? Qui c'è premeditazione, uno che va con un coltello, cioè non penso che volesse dire buongiorno, buonanotte. Le coltellate alla signora ci sono state, il tentato omicidio c'è, quindi io non vedo nessun momento di follia o di gelosia. Iniziamo a chiamare con i termini giusti e non facciamo passare la vittima per quella che non è.
Penso che ognuno debba fare il proprio lavoro e i media dovrebbero smettere ogni tanto di i titoloni sempre, follia, gelosia, non esiste. È stato un atto premeditato di un uomo che voleva porre fine alla vita della propria moglie perché era arrivata al capolinea del loro matrimonio. In questo modo però voleva porre fine anche ai figli, alla vita dei figli, perché dalle dichiarazioni sentite voleva farlo. Comunque voleva uccidere anche il bambino. E queste cose non bisogna non tenerne conto, perché oggi abbiamo di fronte una persona che in realtà è in un ospedale e che ha ancora un bambino da dover crescere e avrà un rimorso perché c'è una figlia invece che non c'è più, proprio per difendere lei. Ecco, quindi, come sottolineato ovviamente all'inizio, le indagini sono in corso, ma a noi non spetta ovviamente entrare nel Assolutamente. merito delle dinamiche investigative che accerteranno poi cristallizzeranno ciò che è accaduto. Ma non bisogna utilizzare termini come colpa, come responsabilità, c'è un delitto, c'è un omicidio, per cui, anzi, un duplice omicidio che ha visto una ragazza di Certo. 16 anni perdere la vita, un uomo di 51, una donna di 39 rischiare di perdere la vita e un bambino che, al di là del fatto, poi le indagini lo accerteranno se sia stato oggetto dell'interessamento da parte dell'uomo o meno, comunque ha assistito ad un delitto e quindi porterà in futuro anche i segni di quella che è la violenza assistita, un altro tema che volevo affrontare. Molti minori sono vittime della violenza assistita all'interno delle mura domestiche, di quella che il papà molto spesso esercita Certo. sulla propria madre. E che minori saranno poi in futuro? Che adulti saranno? Allora, sicuramente come è stato dichiarato ormai da tempo, come la Convenzione di Istanbul anche ci insegna, i minori vittime di violenza assistita hanno comunque dei traumi non indifferenti. Quindi, però questo non ci dice che un bambino che ha subito violenza assistita sia poi in futuro un uomo o una donna violenta. Certamente va aiutato a crescere e va aiutato ad elaborare quel tipo di violenza subita, perché comunque questi bambini porteranno dentro delle cicatrici non indifferenti e hanno bisogno di tutto e di tutti le persone che possano essere in grado di aiutarli a crescere e ad elaborare questo trauma. Non è semplice, nel senso che anche tutte le istituzioni preposte che oggi ci sono, perché la Regione Puglia ha comunque istituito un manuale in cui ci sono tutte le pratiche operative, in cui bisogna prendere in carico i minori, tanti bellissimi passaggi in cui c'è un lavoro di rete fantastico. Però poi dall'altra parte ci troviamo con questa rete che perde qualche maglia a causa della scarsa specializzazione dei servizi che ci sono ancora e soprattutto della mancanza di personale nei servizi. È vero che ci siamo trovati in un periodo in cui la pandemia ha fatto molto, tanta gente è andata in pensione e tanta gente non è stata rimpiazzata. Questo ci rende il lavoro più difficile, però sicuramente questi minori vanno aiutati passo passo e vanno incanalata tutta la loro rabbia, perché c'è rabbia in questi bambini sicuramente, nelle giuste condizioni. Ovviamente il lavoro di rete permette alla donna anche di sentirsi sostenuta e aiutata nella crescita poi con questi bambini se si riesce a fare un percorso propositivo. Ecco, i servizi non devono essere visti come la controparte, ma i servizi come parte integrante di quello che è il percorso di fuoriuscita dalla violenza sia per la donna che per i minori. E la violenza assistita è allarmante perché per quanto si possa dire no, ma i bambini non c'erano, no? Ma i bambini non hanno sentito e nella maggior parte delle volte le donne si sbagliano, come sbagliamo un po' tutti. I bambini sentono, vedono e ascoltano e se ne fanno anche delle colpe poi. Ecco, poi il gesto della ragazza lo possiamo anche comprendere, quello di difendere la propria madre e di voler a tutti i costi salvaguardarle la vita a costo della propria. Certo.
Impegno Donna sul territorio ormai da oltre 20 anni opera con un'attività oltre che di repressione, quindi di accompagnamento della donna, anche di prevenzione, soprattutto facendo attività negli istituti scolastici. Però sembra sempre che questo fenomeno non si riesca a fermare, sembra sempre che le ragazze, parlo delle giovani generazioni, non siano consapevoli dei rischi che corrono anche quando intercettano una relazione attraverso questi mezzi di comunicazione, questi social dietro i quali si può nascondere chiunque, dietro i quali si possono poi nascondere dei veri e propri reati e in molti casi si nascondono, come il cyberbullismo o tutta quell'altra rete di reati che purtroppo ha portato anche al riconoscimento del revenge porn. Poi diciamo che oggi, per quanto c'è un'era informatizzata, l'era informatizzata, come tutto, è una doppia medaglia. Una medaglia positiva perché abbiamo accorciato le distanze, abbiamo veramente riusciamo ad arrivare prima in alcune situazioni, ma abbiamo però l'altro risvolto della medaglia. L'etere è come la realtà, solo che dall'altra parte non sappiamo chi c'è di fronte. Stiamo lasciando troppo i ragazzi sull'utilizzo da soli di questi social, che di per sé non sono negativi, assolutamente nulla va demonizzato, però altrettanto va controllato. Va controllato ed è obbligo dei genitori controllare, secondo noi anche, quello che succede sui telefonini dei propri figli, sui computer dei propri figli. Perché dietro chat, dietro challenge, dietro tante cose che stanno girando, in realtà c'è tanto dietro di losco, di cattivo, di quello che poi è sempre esistito, perché su internet non si è altro che riversata la parte buia, cioè, la di quella che è la della piazza reale. La piazza reale. Allora, come esiste la parte buia della piazza reale, esiste la parte buia dell'internet, di quella che viene chiamata la vita virtuale. Dobbiamo insegnare che la vita virtuale è uguale alla vita reale, in alcune circostanze diventa anche più pericolosa, perché una foto che gira su internet non è una fotografia appesa al muro, ma può girare per secoli, rimane lì. Quando noi postiamo qualcosa, è perenne. Anche una semplice foto completamente vestita, sappiate che ci sono delle app che servono per spogliare le donne, solo la figura femminile. Quindi appropriarsi di una foto di qualsiasi persona, anche nostra, non ci vuole niente, perché noi in realtà doniamo le nostre foto e non ci rendiamo conto di questa cosa. E questo va insegnato non perché dobbiamo avere paura, ma perché dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo. E l'altra cosa della consapevolezza su queste ragazze è che, proprio perché siamo in questa era in cui tutto è accelerato, si perde un po' di vista quelle che sono non i valori, ma la realtà tangibile, quello che realmente succede, quello che è realmente un sentimento. Quindi tutto diventa effimero, anche gli amori diventano effimeri, però lì entra in gioco poi, ma se lui mi vuole bene perché mi? Perché non mi permette di... In realtà non è così. Io mi devo voler bene prima di tutto, e questo è quello che oggi bisogna insegnare ai propri figli, maschi e femmine. Ai maschi il rispetto, alle femmine il rispetto, e ai maschi e alle femmine soprattutto a volersi bene. Perché se ci iniziamo a volerci bene, capiamo quando una relazione può essere malata. Anche una relazione tra adolescenti, e soprattutto una relazione tra adolescenti, laddove non si capisce che chiedere una foto, che sembra diventato quasi uno spot, in déshabillé, non rimane nel circolo delle persone a cui l'hai mandata, può diventare anche un'arma virale contro di te. Questo va insegnato alle ragazze, va insegnato al rispetto del proprio corpo. Ecco, in ultimo, per rivolgerci alle donne che sono in difficoltà, che vivono situazioni difficili ma che ancora non riescono a percepire che sono in un tunnel di violenza,
Che consigli ti senti di dare? Quali sono le dinamiche che loro devono capire essere dinamiche che potrebbero portare ad episodi di violenza? L'isolamento, quando vi sentite isolate, quando non potete parlare con nessuno, quando qualcuno vi dice no, ma è meglio che stai solo con me, no, ma il cellulare lo devo guardare io, la spesa la vai a fare solo con me, quando ci si sente soffocare, ma prima di sentirti soffocare, allora è il momento di troncare queste relazioni e di chiedere aiuto. Non bisogna vergognarti perché non c'è nulla di male, non si è fatto, ecco, il problema è che non avete fatto nulla di male. E chi ci pone nella condizione di sentirci in realtà diverse, di sentirci brutte, di sentirci poco apprezzate. Ecco, la violenza psicologica è quella che è la prima violenza che, insomma, viene perpetrata e soprattutto è quella più subdola perché le donne non se ne accorgono, perché sentirsi dire tutti i giorni tu non vali niente, non sai fare nemmeno la spesa, io ti do i soldi ma tu non sei capace di portare avanti una casa, ecco bene. Non puoi uscire con le tue amiche, non puoi prenderti un caffè, anche un semplice caffè. E allora dobbiamo iniziare a pensare che quella non è più una relazione positiva. E impegno donna, porte aperte anche solo per chiedere un consiglio, sottolineiamo questo alle donne Sottolineiamo perché. che i centri antiviolenza in Certo. generale, sono aperti anche all'anonimato, cioè quando si chiama non c'è bisogno di dire chi è. Siamo aperte all'anonimato sempre, non bisogna chiamare il centro antiviolenza e questo equivale a fare denuncia, assolutamente. Se la denuncia è una delle ultime cose che si fa, se si arriva a voler Certo. denunciare, ma è una libera scelta sempre delle donne, dopo che hanno preso la consapevolezza di quello che le sta accadendo. Quindi prendere consapevolezza di quello che stanno vivendo, quell'alzare il telefono. Serve proprio per essere aiutate ad uscire da quel tunnel. Bene, grazie a Francesca Vecera del coordinamento dell'associazione Impegno Donna, grazie a voi per l'ascolto, alla prossima puntata di Zoom. Arrivederci, buona giornata.